Benvenuti in un nuovo vlog. Sì, scusatemi se vedete la luce, ma sarà molto momentanea. Sono arrivata nella mia dispensa perché adesso vediamo. Questo video sarà organizzazione pasti e vlog. Quindi inizio subito. Vi appoggio qui, io. Ok. Apriamo il congelatore, vediamo se troviamo dei broccoli che non penso troveremo. No, infatti non ci sono. Sono finiti. Quindi adesso io prendo delle zucchine, facciamo delle zucchine per domani e poi mi prendo anche uno yogurt. Andiamo di là a preparare il tutto. Riempire questo pentolino di acqua, eccolo qui, andiamo ad accendere. Aspettiamo che l'acqua bolle e poi ci buttiamo il riso. Quindi adesso vado a pesare anche il riso. È la prima volta che faccio un po' sta cosa, quindi mi sembra un po' strano, quindi se mi incarto non ci pensate. Allora, quindi vado a pesare. Vado a pesare 100 grammi. Anzi, io farei 125. Vai, abbondiamo. Ok, come fonte proteica vado a scongelare il petto di pollo, perché ho sia il petto di pollo che il tacchino, però essendo che io il tacchino è un pochino più secco, io vado a scongelarmi il petto di pollo. Eccolo qui, ho una porzione di petto di pollo. Eccolo, lo metto qui a scongelare, quindi faremo petto di pollo, questi sono sui 200 grammi, poi domani mattina vedrete che lo preparerò, quindi questo qui è l'introduzione di parte di preparazione. Poi vado a prendere come fonte di carboidrati il riso, vi faccio 100 grammi di questo riso basmati, che è riso Roma basmati della Penny Market, e quindi farò sui 100 grammi di questo qui. Quindi adesso io vado a sciacquare le zucchine, eccolo qua, le zucchine le farò al forno, quindi iniziamo subito. Inizio a pulire le zucchine. Le vado a tagliare e inserire in forno. Quindi vado a sciacquare 3 zucchine, perché così io poi domani mattina faccio la porzione, però così io si avanza pure per la sera, già ho qualcosa di contorno. Cerco sempre nei miei pasti di abbinare carbo, proteine e verdure, quindi top. Vabbè, la fonte di grassi sarà comunque l'olio, eccetera eccetera. Quindi vado a sciacquare le zucchine. A rondelle. Da una parte sono veramente fortunata di non aver trovato i broccoli, perché io e i broccoli siamo litigati, cioè non mi piacciono per niente, quindi io vado a tagliarle a rotelle, così. Nel frattempo l'acqua bolle, e quindi l'acqua bolle e vado a versare i miei 125 grammi di riso. Il coperchio, altrimenti va tutto per fuori, dopo ci tocca anche pulire la cucina. No, 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 no. Ritorniamo. Qui il riso sta cuocendo, eccolo qui, cuoci bello di mamma. Io nel frattempo vado a tagliare l'altro zucchino e poi le aggiungo agli altri lì e le metto in forno, quindi ci vediamo dopo. I nostri zucchini sono pronti, adesso non ci resta che disporli tutti in una teglia per poi, così, per poi metterli in forno. Eccoli qui, adesso non ci resta che metterli in forno.
metto in forno per... Eccoli qui, li ho disposti tutti sulla teglia, che non saranno solo questi, ce ne saranno anche altri. Comunque metto 300 gradi e metto 60 minuti, poi vabbè mi regolo ad occhio, poi quando vedo che si sono bruciacchiati, cioè sono arrivata alla loro cottura, li levo, poi ve li faccio vedere. Bye bye, cuocete in fretta. Nel frattempo si sta anche caricando il video, sta al 9%, se non ci fate caso qui è perché è la luce. Si sta anche caricando il video che uscirà domani, che è un try on haul, dopo dovrò anche modificarlo, inserire i seguenti link, cambiare i tag, un macello. E quindi nel frattempo ho anche tagliato le zucchine, tutte le zucchine. Quindi io finisco di infornare, poi togliere le zucchine e rassettare nel frattempo. Essendo che ho tanta fame, oggi non ho mangiato praticamente quasi nulla. Quindi ho altre tipo 1100 calorie, quindi andiamo di un mega porridge. Vado a mettere 30 grammi di farina aromatizzata, questa qui è bonbon, che secondo me non è neanche 30 grammi, no, infatti è finita. Sono 16 grammi, quindi vado a mettere 16 grammi di farina, 100 grammi di fiocchi di avena. Ok, perfetto. Diamo una bella botta di carboidrati e di fibre. So che oggi proprio, mamma mia, perché talmente che stavo impegnata proprio la mente a mangiare, se n'è andata. E poi 10 grammi di semini di chia. Perfetto. Misceliamo un po' il tutto. Eccolo qui. E aggiungiamo 400 ml di acqua. Aggiungo l'acqua perché dopo faccio il topping. Ok. Giusto 400. Giriamo un po' il tutto. Anche se possiamo anche un po' abbondare con l'acqua. Sì, giusto un altro poco però. Ok, quindi. Ecco qua. Adesso portiamo tutto. Ecco. Andiamo. Questo è un po' un vlog strano, quindi. Accendiamo il fuochetto. Si è acceso? Sì. E lo facciamo andare per una 5-10 minuti, dipende. Quindi andiamo a prenderlo dopo. Ciao! Cuoci presto! Eccoci qui con il nostro mega porridge pronto. Questa è la consistenza che a me piace. Quindi adesso andiamo a creare il nostro topping con cioccolato fondente 10 grammi, peanut butter, che faremo 6 grammi, yogurt dolcificato con le yummy drops. Andiamo ad assemblare il tutto in questo magnifico piatto. Aspetto che si raffreddi un poco e poi aggiungiamo lo yogurt. Nel frattempo andiamo a dolcificare il nostro yogurt. Vado ad aggiungere lo yogurt. Poi mischio il tutto. Per questo motivo io ho messo l'acqua per cuocere il porridge. Mi sta piacendo davvero tanto questa combinazione. Ok.
Poi dopo pulisco bene lo yogurt. Vado ad aggiungere un quadrettino di questo cioccolato fondente. Ma sono tutti. Giusto un quadrettino, sono 10 grammi. Tiro la bilancia. E vado ad aggiungere 6 grammi. Anzi, non sono 7 grammi, ma sono 10. Così mi vado a mettere il pigiamino, mi vado a struccare, che sono le 9, quindi basta. Finisco un po' di riordinare la cucina, quindi io vado a dormire. Buonanotte, a domani. Thank you.
E questo qui è il riso che abbiamo cotto prima. Continuiamo il vlog di ieri. Stamattina sto cuocendo il petto di pollo, che è qui, che è già cotto, quindi adesso andiamo ad assemblare il tutto. Adesso andiamo a preparare la borsa che ci porteremo appresso. Allora, vado prima di tutto a prendere questo contenitore della Prozis per metterci una compressa di omega 3. E poi vado a prendere una compressa di multivitamino. E questi qui ce li portiamo con noi. Allora, in questa taschina vado a metterci. Che ci sta dentro? Oddio, ci stanno le cose di mia sorella. Ok, questo è per copiare a scuola, ragazze. C'è. Scherziamo? Ok, schifo. Dopo devo anche mettere a posto, vabbè, comunque. In questa tasca mettiamo il multivitamino e le nostre compresse. C'è già un pacco di fazzoletti, dopo vado ad inserire le salviettine in volute. Poi qui vado a mettere... Ma che si porta mia sorella a scuola, vorrei capire? Porto un asciugamano per la palestra, i guantini, il deodorante, il caricatore portatile, che è carico, e poi porto una penna blu. Poi vado a prendere nel cassetto questo leggings per la palestra, con una magliettina, essendo che mi vado ad allenare di sera, prendiamo una magliettina blu a maniche lunghe e lo piego nella borsa. Poi mi porto solo un quaderno, perché poi dopo vi spiego un po', facciamo comunque 2 ore di lezione, quindi porto anche il quaderno di matematica. Eccoli qui, porto sia matematica che italiano. Poi ci spostiamo in cucina, che andiamo a mettere il pranzo, le salviettine, andiamo a aprire la tasca, metto anche il caricatore e il caricatore normale. Allora, eccoci qui, questo è il nostro pranzo, vado a metterlo in questa bustina. Sono le 7:30. Io tra mezz'ora devo stare a scuola. Un attimo. Poi, eccolo qui. Lo mettiamo in borsa. Primo pranzo, passo, andiamo. Chiudiamo bene. Poi vado, vi porto anche questo pancake che mangerò alle 10. Eccolo qui. Quindi vado a metterlo nell'alluminio. A metterlo in questa bustina. Quindi adesso metto il pranzo in borsa. Ne approfitto di questi 10 minuti di un po' di relax, sto sveglia dalle 5 e non mi sono fermata un secondo, quindi io mi sto bevendo il mio adorato caffè. Volevo parlarvi un po' di questa alternanza, però vi volevo posare perché
non mi trovo sincera. Allora, praticamente si tratta, Marò, scusatemi questi capelli gonfissimi, si tratta di una alternanza scuola-lavoro, quindi io starò in un ingrosso, sono vari padiglioni e io starò al padiglione per quanto riguarda i computer, quindi non so cosa andrò a fare, andremo con il pullman, poi vabbè, vi farò vedere, non so cosa andremo a fare, penso, essendo che il mio indirizzo è commerciale, penso e spero che sarò nella parte contabile, però non lo so, tipo ha detto alle vendite, non lo so, qualcosa online si spera, perché così io mi imparo qualcosa anch'io, che comunque il mio indirizzo è predisposto a fare questo, quindi speriamo bene. Come avete visto mi sono organizzata tutti quei pasti, ritornerò, come ho fatto un po' i calcoli, alle 8 a casa, quindi sono 12 ore fuori casa. Quindi caffè. Scusatemi il veil, vedo un po'. Abbiamo l'effetto naturale dei pallini, ragazzi. Cioè. Allora, questo è l'outfit. Ho messo il pantalone di Bershka, questo qua militare, che è così. Bello, è proprio bello. Con questo maglioncino che ho preso l'anno scorso sempre da Bershka. Bello, bello. Poi vabbè, sotto ho messo una canottiera perché non so io come si fa freddo, fa caldo, là dentro si congela. E poi ho messo la giacca di pelle. Volevo mettere la cialla più stretta, però ho detto vabbè, mettiamo questa. E ho messo questa qui. E poi sotto, è sempre le solite scarpe che tra poco mi abbandoneranno, ma non ci interessa. Ma vabbè, come trucco molto semplice, perché essendo che devo andare al... dopo dovrò andare in palestra, ho voluto mettere solo un po' di ombretto. Ombretto, correttore, blush e poi ho messo questa tinta di Deborah, bellissima, dopo ve la faccio vedere, troppo bella, scusatemi i capelli ma volevo andarla a tagliare questa settimana ma non ce la farò, e poi ho messo i miei adorati cerchi. Allora, questa qui è la tinta di Debbie, ho detto Deborah prima, comunque della Debbie Matte Lipstick numero 02. Devo dire la verità che queste tinte mi piacciono, non so quanto costano perché me l'hanno regalata, ma io l'adoro, infatti l'ho quasi anche terminata perché veramente la uso molto spesso, durano tantissimo, quindi top. Eccomi qui, sto uscendo da casa, lo zaino in spalla, ho preso quello di mia sorella perché il mio è fucsia, però per non dare un po' dell'occhio. Quindi io vado, ci sentiamo più tardi, buona fortuna a me! Sono appena rientrata a casa. Cioè, io mi scuso le condizioni, mi scuso i capelli, mi scuso se non vi ho fatto vedere quando mangiavo il pranzo, ma ho mangiato tutto, anche il pancake prima dell'allenamento alla fine. Vi poggio da una parte e vi parlo un po', sì, scusatemi se sono in bagno, ma... vabbè, ci tenevo comunque a parlarvi e a farvi vedere comunque anche la mia cena. Mi siedo qui. Oh, oh mio Dio. Allora, è andata bene l'alternanza, mi è piaciuta. È un po' faticoso perché comunque noi iniziamo l'alternanza alle 11 di mattina, quindi facciamo anche due ore scolastiche. Comunque sono stata, allora io devo stare, come vi ho accennato, in un negozio di computer, però sono contenta perché mi hanno spostato per questa settimana, però chiederò di rimanere lì perché sono gente, persone veramente, vi giuro. Allora, devo dire che a me è piaciuta, a parte che a me piace lavorare, quindi qualsiasi cosa che mi dicono la faccio, non mi pesa stare lì vicino alla scrivania, segnare, prendere gli ordini, vi dico un po'. Sono stata dentro una sanitaria, quindi vi posso dire che
Sono stata tutta la giornata immersa nei plasmon, nelle pappe per i bimbi, nei biberon, nei giochi per i bimbi, quindi adoro. E come vi ho già detto, in ingrosso, quindi abbiamo fatto tutti, sono arrivati i camion con la merce, abbiamo scaricato i camion, abbiamo visto ciò che mancava, ciò che ci stava, poi abbiamo fatto gli ordini online, abbiamo preso gli ordini, abbiamo impacchettato tutto, quindi ho visto proprio con mano, tipo, quando io faccio gli ordini, cosa c'è dietro un ordine? C'è tanto lavoro. Poi ho visto gli ordini che arrivavano, li ho segnato sui fogli, sono andata con il mio tutor per il magazzino a cercare i prodotti tramite i codici a barra, ed ecco che ritornano i famosi codici a barra. Quindi si può vedere, sono contenta, sono stanca morta, però sono soddisfatta e sono contenta, perché comunque ho fatto pure una buona impressione, si vede. E anche se non te lo dicono, però da come ti guardano, da come ti dicono fai questo, aspetta, quindi ti lasciano proprio campo libero. Io sono un istituto commerciale e io mi hanno messo lì vicino alla scrivania a prendere tramite tipo dei codici sulla tastiera, tutto con la tastiera, devo dire che col mouse ho lavorato poco, quindi è stata una cosa molto meccanica. Quindi io faccio l'IVA, gli sconti, quindi l'IVA sugli acquisti, è stato davvero bello, una cosa imparare la teoria e una cosa poi metterla in pratica, quindi è stato davvero bello e è un lavoro che comunque mi piace fare. Ho capito che mi piace portare la contabilità, l'ho sempre saputo, ma oggi ho avuto la conferma. L'anno scorso pure sì, ho fatto alternanza, ma no, era molto di formazione, non abbiamo capito un cavolo. Invece poi in un reparto che dove mi giravo vedevo plasmon, infatti spero che si può acquistare, perché vi devo fare un mega haul proprio dedicato a plasmon. Cioè, voi non avete idea, io passavo per lì, ho visto, vi spoilerò una cosa, la cremina di cacao, tipo yogurt, cacao e biscotto, cioè mi viene l'acquolina in bocca. Poi un sacco di, ho visto pure l'olio extravergine d'oliva della Plaza. Comunque, prima che mi dimenticavo, allora io ho preso, perché sicuramente forse me lo chiederete, tu hai portato le, io voglio sempre mettere i puntini sulle io, sono fatta così, quindi non mi interessa. Allora, l'omega 3 l'ho preso prima del pasto, quindi 10 minuti prima di fare il mio pasto, che cazzo, cioè, il mio pasto l'ho preso, poi dopo tipo 10-15 minuti ho preso il multivitaminico. Adesso che sono le 7:50, sono quasi le 8, vado a prendermi l'omega 3 e poi, mentre non cucino, tutto a posto e mangio. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, mettete un pollice in su così io capisco che questo video vi è piaciuto. Lascio un grande bacio e buonanotte.